L'isola Mauritius è situata nel sud-ovest dell'Oceano Indiano, 900 km ad est del Madagascar. Con i suoi 300 km di coste, le grandi distese di sabbia bianca, i suoi hotel di livello internazionale bagnati da un'acqua trasparente turchese, l'isola è una meta turistica delle più apprezzate. Su quest'isola vulcanica che misura 65 km di lunghezza e 45 km di larghezza convivono pacificamente 1,3 milioni di abitanti di tutte le razze, originari dell'Africa, dell'Asia e dell'Europa. Indipendente dal 1968, l'isola è riuscita in un'impresa notevole, passando da paese in via di sviluppo a paese industrializzato. In un mondo governato dall'economia di mercato che dona le risorse in modo efficace ma che crea in parallelo delle divisioni importanti, l'aspetto di questo quadro paradisiaco non è così roseo. Costo della vita eccessivo, un solco profondo tra ricchi e poveri, precarietà di impiego, tasso di scioperi in salita, droga, prostituzione, violenza e emarginazione che causano una povertà estrema. Net for God fa scalo all'isola Mauritius, dove da molti anni dei volontari, dei gruppi, delle organizzazioni non governative lavorano in rete e fanno il possibile affinché la povertà regredisca. La loro sfida? Ridonare all'uomo la sua dignità, rialzarlo al fine che nella fiducia diventi autonomo. Il loro modo di operare? Costruire dei ponti fra gli uomini avendo come parola chiave solidarietà, generosità, fraternità e amore. Noi incontreremo oggi una di queste ONG, Love Bridge. Andiamo, si entra. C'è qualcuno? Bambini, dove siete? La particolarità di Love Bridge, come esprime bene il suo nome, è l'accompagnamento delle famiglie. È piuttosto reciproco, nei due sensi. Noi li accompagniamo per chi hanno delle difficoltà, ma loro ci accompagnano in tutto ciò che noi cerchiamo di fare e sono là con noi, domandandoci sempre come va, come stai. Noi siamo nel centro dell'isola, a Kirpip, la seconda città dell'isola. A un chilometro dalla città, la Brasserie, dove risiede la famiglia di Gianni, la Kirpip Starlight Sports Club, club polisportivo fondato nel 2001, ha anche una sua parte sociale. È vero che lo sport è quello che aiuta più l'uomo nella sua costruzione. E anche per me il migliore vettore di unità, perché attraverso lo sport si dimenticano tutte le differenze che possono esistere, di razza o di classe. E ben presto nel cammino del Kirpip Starlight abbiamo voluto iniziare una missione sociale. L'idea è venuta quando un giorno, in una riunione sociale tenuta dal governo, si cercò di trovare delle soluzioni per le 8.000 famiglie che vivevano nella povertà più assoluta. Ci siamo chiesti che cosa possiamo fare per questo gruppo di persone. L'idea del Love Bridge era semplice, come il suo nome era semplice. Si trattava di creare un ponte tra chi possiede e chi no, di creare un ponte umano, da uomo a uomo, entro questi due gruppi che oggi non si avvicinano. Non si conoscono, dunque non conoscendosi si giudicano. In questi due gruppi c'è del giudizio, della diffidenza, della incomprensione. E nel 2012 che Love Bridge è stato creato. Il progetto pilota è iniziato nella città La Brasserie, con 15 famiglie che vivevano nella soglia di povertà, identificate in uno studio sul terreno. Queste sono le famiglie beneficiarie, 15 coppie, le famiglie accompagnatrici,
si offrono volontarie per iniziare questa avventura umana. Assistenti sociali fanno da legame tra le famiglie accompagnatrici e i beneficiari. Love Bridge offre una struttura, un inquadramento psicosociale per creare i ponti tra gli accompagnatori e la famiglia vulnerabile. Abbiamo un gruppo costituito attualmente da 5 assistenti sociali. Questo ponte si chiama cellula, si chiama relazione, ma si è effettivamente in un sistema triangolare dove ci sono gli accompagnatori, le famiglie vulnerabili e un assistente sociale che facilita infine questo legame. Ci sono degli incontri che sono mensili, strutturati, regolari, intorno ai quali si lavora su un piano di azione. La particolarità di Love Bridge è che i nostri assistenti sociali vivono nello stesso quartiere dei nostri beneficiari, le famiglie vulnerabili. Quindi conoscono queste famiglie, la loro storia e il loro ambiente. E sono un modello perché hanno la stessa origine, ma sono riusciti a riuscirne, ad integrarsi nella società, ad avere un lavoro stabile, mandare i loro bambini a scuola ed inviarli anche all'università. Come ti ho spiegato, quello che non ho mai accettato è che io credevo che un bambino con un handicap, qualsiasi persona con un handicap, alla sua nascita nell'isola Mauritius, può beneficiare di un sussidio sociale. Ma quello che mi ha sempre incuriosito da quando sei con noi in questo progetto è che tu mi dici sempre che non hai diritto a questo sussidio. Abbiamo avuto qualche incontro con degli impiegati della sicurezza sociale che ci hanno detto che Lia ha effettivamente diritto ai sussidi sociali. Come tutte le persone handicappate, abitanti la Mauritius hanno diritto a una pensione di invalidità e questo malgrado il fatto che i genitori lavorino. Quindi il sussidio non dipende dal salario. Ma non è così. Quando li incontriamo parlano un linguaggio molto diverso. Corina è la nonna della piccola Lia, che è nata con un grave handicap motorio dovuto alla negligenza dei medici durante il parto. Lia ha subito 2 interventi chirurgici delicati. Un primo qui e il secondo là. È nutrita con un latte, un alimento speciale, direttamente attraverso una sonda. Da sola non sarebbe riuscita a sopravvivere. È solo grazie a Love Bridge che è ancora in piedi. Love Bridge ci ha molto sostenuto. Lia non sarebbe ancora qua. Riceviamo molti aiuti. Anna e Filippo Leclezio ci sostengono. Ci sono sempre vicini. Possiamo anche contare sul sostegno di Francine e di Florise quando si presenta una difficoltà. Anna, Filippo, la nostra famiglia accompagnatrice, è al nostro fianco. Prima di incontrarli mi chiedevo cosa succederà con una donna bianca, una famiglia bianca, come ci accoglieremo? Si crea sicuramente una barriera. No, non ci sono bianchi, non c'è niente di niente, si vive come una famiglia. Con i miei vicini non ho la stessa qualità di relazioni. Io non pensavo che ci sarebbe stata tra noi un'amicizia. Noi siamo ancora più che amici. C'è un legame che si è creato tra noi e che non posso spiegare. All'inizio questo non è stato facile, era un progetto con un concetto nuovo e noi ci dirigevamo verso lo sconosciuto. È diverso, non è assistenzialismo, è un'altra cosa. Perché le altre volte le persone venivano, donavano semplicemente. Ma questo è un concetto diverso, rialzare l'uomo.
In Love Bridge ci si impegna nel lungo termine. Come far capire agli accompagnatori che devono rischiare, accettare di essere pazienti, di non avere fretta, e dall'altra parte ai beneficiari che non è assistenzialismo? Che il successo di questo progetto riposa sui bambini e che l'accento è messo sulla loro educazione. Love Bridge è un progetto di accompagnamento su almeno 20 anni, il tempo di una generazione. Il suo obiettivo principale è di dare alle famiglie in difficoltà i mezzi e gli strumenti per divenire autonome, migliorando progressivamente la loro qualità di vita. In questa ottica, il progetto si appoggia su 6 pilastri nell'accompagnamento delle famiglie: l'educazione, la salute, il lavoro, la casa, il cibo e la volontà dei beneficiari di uscirne. Grazie al sostegno finanziario dei suoi numerosi partner, Love Bridge agisce come un aiutante che mette in rete le persone nel bisogno e gli attori della società. Come va, Gianni? Buongiorno, bene. Buongiorno, Jonas. E voi? Bene. Mio figlio Joan, mia figlia Arkelia, guarda che bei capelli. Che graziose trecce. Come va, dolcezza? Va, un po' stanca. La pagella. Ah, in alto, top. Sì, un po'. Odile e Thierry accompagnano la famiglia di Gianni e di Bernard da 3 anni. Grazie alle azioni intraprese da Odile presso una scuola privata, 3 dei bambini di Gianni e di Bernard hanno cambiato scuola da 3 mesi. Oggi è il giorno fatidico dei risultati. Cosa dice questo? Cosa dice questo, Amy? Lettura acquisita. Comprensione delle parole acquisita. Risposta alle domande semplici. 3. Vuol dire che comincia a svilupparsi. Brava! Scrivere delle parole semplici acquisito. Wow, io sono contenta. Tu sei contenta? Brava. Cosa dice sempre la mamma? 1, 2, 3, si parte. Allora, signor Yuan. Positive self-image, confident and independent. Tu sai cosa vuol dire questo? Vuol dire l'immagine di te stessa, fiducia in te e tu sei indipendente. Tu progredisci con sicurezza. Ben fatto. Tutto questo è in crescita. 1-1-1-2-2-2-2-2-1-1-1-1-1-1. Wow! Ancora un colpo. Brava! Tracy era, come si dice in creolo, una buona nulla. Aveva sempre dei brutti voti. Ero scoraggiata. Ma da quando hanno cambiato scuola, Amy è migliorata, specialmente in francese. Esse sono a casa di un suo amico. Tu le vai a cercare? Una volta non c'era nulla, era cielo aperto. C'era una lamiera che chiudeva e l'acqua gocciolava tutto attorno alla casa, riempendo le camere e cadendo nella cucina. Oggi abbiamo aggiunto la parte superiore. Prima non avevamo tutto questo. Qui c'era il tetto della casa. Mio marito ed io non avevamo lavoro. Andavamo alla discarica per raccogliere le vecchie ferraglie, del rame e della latta. La sera si vendeva quello che avevamo raccolto e avevamo qualche soldo. Sopravvivevamo. Si compra il cibo per i bambini, del pane, per chi andasse alla scuola. La mia scuola si chiama St. Patrick. E la tua maestra? La mia maestra si chiama Elodie.
La prima volta che ho incontrato Dil e Thierry, quando sono venuti a casa nostra accompagnati da Floris, io mi sono sentita subito a mio agio, come se ci conoscessimo da sempre. Dentro di me ho pensato, Signore, Tu mi hai inviato un angelo. Avevamo bisogno di aiuto per i bambini. Non avevamo alcun sostegno. Mi piace la mia camera. Odile ha fatto un quadro, un bel quadro. Lei ci ha costruito questa casa. Prima c'era della lamiera qui. Non esisteva la casa in alto. Dopo che abbiamo chiesto a Odile di costruire la casa in alto, si è tolta la lamiera e abbiamo costruito. Senza Odile, la nostra vita sarebbe diversa. Senza di lei, io non avrei potuto trovare il lavoro che svolgo da circa un anno. Non sono più nella discarica. Mi sento responsabile nel mio lavoro. Posso offrire ai miei bambini quello che mi chiedono, anche se non posso dare tutto. Con un po' di sforzo, arrivo a dare almeno qualcosa. Io sono madre di famiglia, ma non ho mai imparato a gestire una famiglia. Mia figlia primogenita ha sempre abitato a casa di mia suocera e non ci capivamo. Tutte le volte che parlavo con lei mi diceva, tu non sei mia mamma, e molte cose così. Odile mi ha insegnato come esercitare la mia autorità. Io non sapevo come si alleva un figlio. Mi ha insegnato come far crescere la fiducia, come parlare, come amarla, come ringraziarla quando lei faceva qualcosa di buono. Poco a poco Odile mi ha insegnato molte cose. Adesso i miei figli mi sono vicini. Io amo la mia casa, amo mia mamma, amo mio papà. Prima non amavo la mia mamma. Adesso, da quando Odile mi ha raccolto a casa sua, lei mi ha insegnato come amare le persone. Mi ha insegnato che è necessario perdonare e che non bisogna dire parole cattive. Sono io che faccio la preghiera. Grazie Gesù per questo pasto che Tu mi hai dato oggi. Tu ci hai fatto lavorare molto per avere questo pranzo. E insegnaci a donare a coloro che non ne hanno. Amen. Ho abitato all'isola Mauritius fino all'età di 18 anni e dopo sono partita per l'Australia. Quindi ero molto concentrato sulla mia carriera, le mie ambizioni professionali. La prospettiva di quello che io volevo fare come lavoro era completamente cambiato dopo il mio incontro con Gesù. E io penso che veramente lo Spirito Santo mi ha condotto a incontrare Harold. Io non avevo mai fatto un'esperienza concreta nel lavoro sociale, di vivere con gli altri che sono più sfortunati. Sono uscita molto turbata dalla mia prima giornata di lavoro sul campo, nel fare le visite delle famiglie, e un po' triste. Mi facevo tante domande. Come mai queste persone sono in questa situazione? Perché le autorità non intervengono? Perché sono in queste condizioni disperate? Dove sta andando l'umanità oggi? Semplicemente pensavo, se si ha un'educazione, un lavoro, e che si passa accanto perché non si ha voglia di vedere la differenza dell'altro, perché vogliamo proteggerci dalla sofferenza dell'altro e non esporci a questa sofferenza? Quindi tante domande sono sorte in me. E in questo momento mi sono ricordata cosa diceva il vescovo nell'isola Mauritius, Monsignore Piat, nel suo messaggio di Natale. Se tu vuoi essere un artigiano di pace in verità, non bisogna accontentarsi di dare il superfluo, ma veramente andare all'incontro dell'altro, diventare fratello e sorella del povero. È un po' in quest'ottica che ho iniziato a impegnarmi interamente in questo lavoro, che mi sono donata corpo e anima.
Il superfluo a cui ho rinunciato è stata la mia carriera, il mio stato sociale. Sentivo veramente questa chiamata che mi diceva: oggi voglio donarmi per gli altri, diventare la sorella di questi poveri. Frequentandoli e imparando a conoscerli, si impara ad amarli. Io vedo che c'è Gesù in questo progetto. Gesù è al cuore di questo progetto. C'è una gioia nel dare e nel ricevere, dalle due parti. Da quando Love Bridge è arrivato in casa nostra, abbiamo iniziato a dare una nuova direzione alla nostra vita, anche al nostro amore. C'erano spesso dispute tra di noi e adesso sono finite. Siamo felici, siamo riusciti a ritrovarci, a parlarci. Ci si siede, si sta insieme per discutere in famiglia, per scambiare idee. Prima era tutto molto veloce. Quando tornavo dal lavoro, non tornavo mai a casa. Rimanevo sulla strada con gli amici. Dopo l'incontro con Love Bridge ho capito meglio il senso della famiglia. Ci si parla. Se c'è qualcosa da fare, da dire, si fa nella sincerità. Il nostro amore è cambiato grazie a Love Bridge. Quello che mi rimane da questa esperienza è l'amore che ci si è potuti donare, è l'arricchimento reciproco. Come dice Harold Meyer, che presiede l'associazione Love Bridge, l'idea non è di portare loro dei pesci, ma di insegnare a pescare. Al mio livello abbiamo tutti, come dice Harold, una vita molto movimentata. Abbiamo i nostri divertimenti, il nostro lavoro, la casa, la famiglia, eccetera. Ma abbiamo il desiderio di andare, di condividere un po' con le altre famiglie quello che viviamo nella nostra umanità, poiché abbiamo dei problemi diversi. La famiglia di Belline e Michael, le loro preoccupazioni sono diverse. Anche noi abbiamo i nostri problemi. Si tratta di condividerli con loro. Ci si raggiunge sullo stesso livello umano d'uomo. E se si esprime veramente quello che siamo, in tutta semplicità, siamo tutti uguali. Io credo che tutti noi abbiamo qualcosa da condividere. Non bisogna immaginare che solo le persone agiate devono fare Love Bridge. È un invito che Gesù fa a tutti per essere Love Bridge. Tutti dobbiamo fare Love Bridge, condividere tutti. Noi tutti abbiamo qualcosa da dare. Non c'è nessuno al mondo così povero da non avere niente da condividere. Non c'è luogo né spazio dove la condivisione o Love Bridge non possa entrare. Nessuno è escluso da questa condivisione. È a ciascuno di noi di prendere la propria responsabilità, perché un giorno non ci sia più bisogno di Love Bridge, perché non ci siano più dei poveri. E può darsi che la situazione di ingiustizia che noi viviamo possa cessare di esistere. L'isola Mauritius è un piccolo laboratorio per il mondo. È una piccola isola dove le cinque grandi religioni e culture sono presenti, ma anche la povertà assoluta è a fianco della ricchezza. Love Bridge è un progetto che mi sta molto a cuore. Penso che può avere un ruolo estremamente importante perché porta l'amore al cuore di tutte le azioni. E gli uomini di differenti luoghi, di diverse culture, imparano a conoscersi, ad apprezzarsi e a frequentarsi. Love Bridge è costruire dei ponti fra gente che non si vede e che si giudica a torto. È quello che abbiamo vissuto da 3 anni, sia che siamo Corinne e io nell'accompagnamento con Belline o Michael, o nelle 42 cellule che abbiamo, l'esperienza è estremamente ricca. Questo ci fa sperare di spingerci più lontano e raggiungere le 8.000 famiglie che all'isola Mauritius vivono la povertà assoluta. Il progetto di Love Bridge ha convinto il governo mauriziano durante un incontro giovedì 27 agosto 2015 fra il settore privato e il governo. Il ministro delle Finanze ha promesso uno stanziamento annuale di 100 milioni di rupie mauriziane, 2,5 milioni di euro,
al fine di estendere alle 8.000 famiglie che vivono alla soglia della povertà questo concetto d'aiuto sociale. Harold all'inizio ci ha detto: venite per 2 anni. Dopo 2 anni ci siamo impegnati ancora per 1 anno. Dopo 3 anni ci rendiamo conto che non è un progetto di un momento, è un progetto di vita e che noi saremo sempre gli accompagnatori di Bernard e Gianni. Non esiste la possibilità che un giorno noi non saremo più gli accompagnatori. E in tutti i casi non si tratta più di accompagnamento. Oggi è la fraternità, l'amore e l'amicizia. Ed è bello, ma c'è molta, molta miseria. E se tutte le famiglie dell'isola Mauritius prendessero una famiglia in accompagnamento per un ponte d'amore, penso che la povertà sarebbe sconfitta. Aux Champs-Élysées, pain, 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 soleil sous la pluie, ou à midi, ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Gli uomini alzano dei muri e non costruiscono abbastanza ponti, diceva Newton. Come Love Bridge, costruiamo dei ponti là dove ci troviamo. Abbassiamo i nostri muri per entrare in relazione con gli altri. L'uomo è un essere relazionale che si realizza solo nella relazione. È la relazione che fa scoprire la ricchezza della differenza. Nessun uomo è sufficiente a se stesso. Solo l'altro può donarmi quello che non ho, come io posso donare quello che lui non ha. Dal Vangelo di San Giovanni, capitolo 13, versetti 34-35. Gesù diceva ai suoi discepoli: vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Signore, noi ti affidiamo queste persone, tutte queste organizzazioni come Love Bridge, che si impegnano a combattere la povertà, per ridare all'uomo la sua dignità. Che il tuo Spirito Santo possa donare loro le risorse e la forza necessaria per condurre bene questa lotta quotidiana. Donaci e dona ai nostri governanti un cuore tenero e compassionevole alle miserie e alle sofferenze che ci circondano, specialmente per i più poveri della nostra terra. Donaci i tuoi occhi per vedere meglio, il tuo cuore per amare meglio e le tue mani per condividere di più.